ho detto che l'hypercar che aspettavo di più era la Chiron della Bugatti, ma l'auto, quella vera che possiamo permetterci tutti, non può essere che la Giulia nelle versioni tradizionali. L'abbiamo aspettata veramente per tantissimo e l'attesa dal 24 giugno, data di presentazione della Quadrifoglio, è stata veramente lunga, tanto che nel frattempo si sono sparse tantissime voci sulla Giulia, ma adesso le chiacchiere stanno a zero perché la Giulia è qui davanti a me nella versione, diciamo, io la chiamo tradizionale, anche se questo è già un allestimento ovviamente molto ricco. Partiamo da davanti e lo ammetto, la prima notizia per me, sarò schietto, è positiva, perché credo che la Giulia tradizionale ha mantenuto l'aggressività, la sportività e anche l'eleganza della Quadrifoglio. Di solito le versioni ipervitaminizzate sono bellissime, poi con le tradizionali rischiano di perdere un po', invece qui la trovo comunque ben riuscita. Ecco i cerchi eleganti con il nuovo logo Alfa Romeo e poi la fiancata non ha perso granché, belli i profili cromati. E intanto andiamo magari dietro a vedere il tre quarti posteriore, che è la parte che mi piace di più della Giulia. Eccola qua. I fari, i gruppi ottici rimangono gli stessi, eccoli qui, e trovo che il tre quarti posteriore, vi dicevo, la parte che mi piace di più perché esprime il puro gusto italiano per il car design, e questo sguardo, questa angolazione dell'auto ci dice subito che è un'auto italiana, è un'auto dal design italiano, una tedesca non sarebbe mai così a mio avviso. Le versioni normali hanno comunque il doppio terminale di scarico integrato, ci piace, non è troppo vistoso, troppo pacchiano, ma comunque c'è, fa capire che è un'Alfa a trazione posteriore. E poi ci sono gli interni, che in parte abbiamo già conosciuto sulla Quadrifoglio, ma che ora vi faccio vedere su questo esemplare. Eccoli qui, mi siedo anche così vi fate un'idea dell'abitabilità di quest'auto. Come tutte le auto a trazione posteriore, chi conosce la serie 3 mi capirà, non è spaziosissima, guardate lo spazio per le gambe, tenete presente che non sono molto alto, e poi c'è qui il tunnel centrale della trasmissione, che ovviamente non si può nascondere e toglie spazio a chi sta in mezzo, però ci sono bocchette di ventilazione per chi sta dietro, e anche qui pellami, devo dire, di qualità, piacevoli al tatto, mi piacciono. E poi le finiture qui sulla plancia, un po' di legno, questa similpelle, anche qui invece pelle vera e plastica, qui devo dire un po' dura, ma ovviamente voi volete vedere com'è fatta davanti, quindi ci spostiamo. Anche qui l'auto ovviamente è presa d'assalto da giornalisti e curiosi, ma io provo lo stesso a farvi vedere la plancia. Finalmente abbiamo modo di vedere quella della Giulia tradizionale, grande display del sistema multimediale al centro, finalmente anche FCA punta sulla multimedialità e sulla tecnologia di bordo, che ormai è fondamentale. E poi il selettore DNA per le modalità di guida tipiche di ogni vera Alfa, le troviamo lì al centro, questa al cambio automatico, e poi quella manopola in stile iDrive BMW per gestire un po' il tutto. Mi piace il volante con grandi palette, guardate quanto sono grandi, sembrano quasi quelle di una Maserati, mi piacciono perché sottolineano la sportività di questo modello. E poi la strumentazione circolare analogica, quindi fedele alla tradizione, però con un pizzico di tecnologia grazie al computer di bordo. Vedo un dettaglio, non posso non farvelo vedere, bellissimo, finalmente il biscione torna a risplendere su un sedile in pelle di gran classe, battitacco Alfa Romeo. Devo dire che se devo trovare un difetto così a prima vista sulla Giulia, devo dire che forse le finiture, in particolare quelle plastiche, non sono ancora a livello delle tedesche, specialmente sto pensando ad Audi e BMW, però comunque per essere un primo tentativo, il primo ritorno di Alfa Romeo nel mondo premium, ci siamo abbastanza. Peccato questa plastica, se fosse stata rivestita in pelle per esempio mi sarebbe piaciuta di più, ma è comunque abbastanza morbida. E poi ovviamente chiudiamo come al solito con i motori, che finalmente sull'Alfa tornano a essere disposti in maniera longitudinale per ovviamente sostenere la trazione posteriore.
E abbiamo, oltre al tanto decantato V6 da 5 punto, da, scusate, il V6 biturbo da 2.9 litri della versione quadrifoglio verde da 510 cavalli derivato da Ferrari, qui sulle Giulia tradizionali abbiamo dei motori ovviamente più umani, si può scegliere il nuovo 2.2 a gasolio longitudinale nelle versioni da 150 cavalli e 380 Nm o da 180 cavalli e 450 Nm, oppure per chi vuole un Alfa a benzina, e sappiamo che saranno i tanti gli alfisti che sceglieranno questo motore, il nuovo 2000 Multi Air Turbo da 200 cavalli e 330 Nm. Ricordiamo che la Giulia è costruita a Cassino, quindi in Italia, e anche i motori, che in gran parte, specialmente quelli a benzina, sono fatti a Termoli, quindi in Italia. Un'auto 100% italiano che torna con tanta tecnologia nel mondo premium.